Siamo con Furio Truzzi, presidente Assutenti, al convegno Onorevole Consumatori, nel corso del quale verranno premiati dei politici che si sono impegnati nel dialogo con i consumatori. Come mai questo evento? È un evento per noi molto importante perché segna la data d'inizio di una lobby dei consumatori in Parlamento. Come è noto agli italiani, le lobby delle assicurazioni, delle banche, dei cosiddetti poteri forti hanno uomini e mezzi per agire e fare pressioni sul nostro Parlamento. Noi abbiamo l'unica arma della persuasione nell'interesse dei cittadini e quindi è chiaro che questi stimati rappresentanti del popolo che hanno deciso di assumere una difesa dei cittadini nella legge principale che interessa i consumatori, che è la legge concorrenza, sono un po' il simbolo di questa lobby che vogliamo che si estenda in Parlamento ma anche nelle periferie istituzionali, perché i cittadini, consumatori, utenti sono un po' gli ultimi della catena nella tutela dei propri diritti. Qual è la sua opinione sull'ideale concorrenza? Ma direi che da come era iniziata sarebbe stata una sciagura per i consumatori. Per fortuna l'iter lo ha migliorato, siamo ancora lontani però dal nucleo fondamentale, lo dice la parola stessa, se il DDL è concorrenza non si può nel pacchetto assicurativo non tener conto che esiste un vero oligopolio nell'RC Auto dove il 70% del mercato è controllato da tre compagnie e quindi un DDL concorrenza avrebbe dovuto agire in maniera più decisa per liberare il mercato da questo oligopolio che agli italiani costa ben 10 volte quanto costa ai cittadini europei. Un cittadino europeo paga un profitto alle compagnie di assicurazione di 6 euro su una polizza di 600, un punto percentuale circa, un cittadino italiano ne paga 72-73 euro. Ecco perché crediamo ci sia ancora molto da fare per la nuova legge di concorrenza.